alcune assenze giustificate, sopra di questo in realtà non sappiamo se è un'assenza o meno, comunque sì, no, non riesce a venire, va bene, quindi Quercia assente e poi assente Pirazzini e Ferrucci, giusto? Gli altri ci sono tutti. Marco sta arrivando bene, comunque iniziamo e salutiamo gli ospiti che abbiamo questa sera con noi, il dottor Pierangelo Migosi, dirigente del servizio sociale dell'Unione della Romagna Fiorentina e anche Monica Signani, responsabile del servizio finanziario del Comune di Castel Borghese, che poi dopo avranno la possibilità nel corso della serata di intervenire. Io inizierei di cominciare con l'ordine del giorno con una comunicazione. Oggi è il 21 marzo ed è una giornata importante perché non è solo il binozio primaverile, ma è anche la giornata che ormai da 22 anni è stata fissata, la giornata della memoria dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si celebra in tutta Italia grazie soprattutto all'attività di Don Ciotti e dell'Associazione Libera dei Propri Volontari. Qui a Castel Borghese abbiamo fatto questa settimana diverse manifestazioni appunto per ricordare a noi stessi soprattutto questo impegno importante che abbiamo sia come cittadini come amministratori. Abbiamo avuto alcune testimonianze importanti durante la prima un'altra settimana, quella di Carmelo Becco, poi c'è stato uno spettacolo con dei ragazzi di Scampia, Claudio Borristi, con anche la partecipazione delle scuole, e oggi pomeriggio in piazza abbiamo letto gli oltre 900 nomi delle persone vittime, innocenti appunto, della mafia. Poi l'impegno della nostra amministrazione non si esaurisce qui, anzi un'altra serata, altri due appuntamenti ci sono. Uno c'è già stato, in realtà sono stati il 4 marzo, una lettura con le scuole di Aristofane e a Scampia, e un altro ultimo appuntamento, sabato 1 aprile, sempre una presentazione di un libro, una lettura GEA, Mafie in Emilia, illustrate per i ragazzi, che è praticamente un fumetto sulla presenza della mafia anche nella nostra regione. Detto questo, passiamo al Consiglio Comunale, quindi con la nomina degli ascoltatori, Alberti, Calina e Borghesi. Primo punto dell'ordine del giorno, informazioni, interrogazioni e interpellanze. Abbiamo alcune risposte, non tutte, poi vedrò il motivo. Ci sono due interpellanze che riguardano la segnaletica di Via Incanico e l'abbattimento degli alberi della proprietà Vangella. Come vedete, ecco, la risposta è allegata con una nota tecnica degli uffici, cui vengono illustrate le motivazioni per cui sono state fatte, cioè, le scelte appunto, che erano state segnalate nella interpellanza. Ecco, l'unica cosa, direi che non è necessario leggere le risposte, l'unica cosa che mi sento di dire su queste due interpellanze, ecco, si tratta di scelte, decisioni tecniche, quelle anche che riguardano soprattutto i tassi carrai, per cui l'interpellanza chiamava in causa l'amministrazione, tra le persone, quelle del vice sindaco in particolare, per scelte politiche. Quindi direi che questo aspetto non è proprio centrato, nel senso che in questo caso la giunta e l'amministrazione non viene nemmeno consultata, essendo trattandosi dell'applicazione di norme nazionali, caso specifico il codice della strada, oppure anche la DLG o il RUE, insomma, per cui ovviamente le scelte che sono state poi dopo fatte e realizzate dall'impresa vanno rispetto a quelle che sono appunto norme che sono previste in regolamenti o in leggi
aspetto, diciamo, politico, in questo caso non c'entro molto. Le altre due interpellanze che avevamo invece, quella che riguarda la piazza e i lavori sull'argine, le rimandiamo al prossimo Consiglio Comunale perché dovremmo riuscire ad avere la presenza da un lato degli architetti, quindi i progettisti dei lavori della piazza, che potranno per sé fornire ulteriori chiarimenti oltre a quelli che sono stati già forniti nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, e nel caso invece dei lavori dell'argine contiamo di avere o la presenza o almeno una risposta scritta dettagliata anche da parte del servizio tecnico regionale, che è quello che appunto è responsabile della manutenzione dell'argine fluviale, per cui il prossimo Consiglio Comunale ci sarà molto a breve, perché se non abbiamo ancora la conferma assoluta, salutiamo Ferrucci, però dovremmo probabilmente fare un altro circolare entro il mese di marzo, perché c'è una delibera che riguarda il piano finanziario Tari, manca pochi giorni. Allora, ci diamo già un appuntamento, diciamo così, che è il 31 marzo alle 20:30, quindi venerdì 31 marzo, e entro domani cerchiamo di mandarvi la convocazione ufficiale. Comunque è una scadenza, pensiamo, inderogabile, per cui siamo costretti a fare questo consiglio così con un preavviso molto, molto ravvicinato. Probabilmente siamo già andati il 31 marzo alle 20:30, poi il caso di alle 20 anche alle 18 alle 18 va meglio. Scusa, c'è niente? No, chiedevo la conferma sulla data del consiglio dell'Unione, 30 sì. L'orario, avete l'orario serale alle 20:30, avete entro domani cerchiamo di mandarvi la convocazione. No, sindaco, non ce la facciamo, perché la regione ci dice qualcosa venerdì, quindi venerdì. Se tutto va bene lunedì riusciamo a mandare via l'ordine del giorno. Rimaniamo per il giorno sempre bello, pure la convocazione quando la vedrete arrivare. Bene, chiedo se ci sono altre interpellanze, comunicazioni.